Ciao a tutti ragazzi, qui è MMA Italia e oggi niente, abbiamo con noi, solo che se n'è andata la schermata, mannaggia la miseria ladra. Comunque abbiamo con noi un nuovo gioco, Need for Speed World. Allora, prima di iniziare volevo dirvi alcune cose. Chissà come si sente la voce, boh. Comunque, allora, prima di iniziare volevo dirvi alcune cose. Allora, le prime sono che... Scusate se in questo periodo non ho caricato molti video, ma come dire, non ho avuto molta voglia. E poi anche perché avevo altre cose da fare e non volevo neanche caricare questo video. Però comunque ho detto vabbè, carichiamolo giusto per postare qualcosa. Giusto per caricare qualcosa. Appunto volevo aspettare che usciva la 1.9 ufficiale di Minecraft e così facevo un video su di quella. Comunque niente, iniziamo con questo nuovo gameplay tutorial, recensione, che voglio, come vogliate chiamarlo, appunto su Need for Speed World. Molti di voi sicuramente lo conosceranno perché è un gioco molto abbastanza conosciuto, è uscito qualche anno fa e appunto si tratta della saga di Need for Speed però online. Questa qui infatti è incentrata, cioè solo per il PC, ed è incentrata sull'online, sul multiplayer cooperativa. Allora, è stato sviluppato da Electronic Arts ovviamente. Allora, noi abbiamo già un profilo qui, entriamo. Questa che vedete è la mia macchina, o almeno una di quella. Qui vediamo il caricamento, ovvero il gioco è completamente in inglese, potrete scaricarlo dal sito ufficiale, metterò il link in descrizione. Praticamente come tutti i Need for Speed c'è la free roam, la free road, che appunto te ne vai in giro liberamente per la città e a fare missioni. Ah, io sono entrato giusto pochi minuti fa per vedere un po' cosa era cambiato. Appunto ci sono state delle, sono, si sono, sono state aggiunte delle patch che, come questa qui, collezionali tutti nel gioco, cioè i tesori. Ci sono 15 gemme, 15 tesori che possono essere trovati nella mappa, nel gioco. Ora non so di preciso a cosa servono. Allora, come potete vedere, qui già ci troviamo nel... No, qui non vogliamo aggiungere nessuno. Ci troviamo nel mondo e qui vediamo già altri giocatori. Questi con i nomi sopra sono altri giocatori con le loro rispettive auto. Allora, molto probabilmente si sentirà a volume alto, quindi audio. Spec volume, boh. Ok. Qui ci sono anche le auto, quelle che non, cioè, non comandate dalla CPU. Allora, ho notato che comunque... Sì, però il volume... Ma porca di una ladra, eh. Free roam music. Comunque, ho notato che appena sono entrato nel gioco qui sono cambiate abbastanza cose, anche il modo di vedere cioè, guarda questo che si butta in mezzo. Il modo di... comunque la grafica è molto cambiata. Mi lagga. La grafica è molto cambiata, è diventata più dettagliata. Vabbè che sto usando la grafica alta, non massima alta, perché massima mi lagga. Ma comunque anche più veloce andiamo e più sono dettagliate le cose. L'ho notato. Ok, quella puttana della... È finitela di parlare? Trying to get a vehicle description for you right now. Stand by, please. Ok, se Looks like la... I'm pretty close. I'll Oddio check it out. mio! Quando la smettono di interrompermi, magari... Facciamo un pochino i cretini. Allora, il gioco è questo che vedete. Come potete vedere, in basso a sinistra c'è la mappa con... Allora, io sono quello verde e quelli arancioni sono gli altri giocatori. Poi... Seguite il mouse. Allora, questi qui sono la durabilità della macchina, cioè quando dobbiamo ripararla. Questa qui è la mia taglia, è la taglia che ho su di me, ovvero
ho la taglia la terza, quindi abbiamo un livello di difficoltà quando dovremo scappare dagli sbirri di livello 3. Poi qui c'è la chat è molto complicata da usare, io infatti è più di un anno che ci gioco e ancora non so usarla. Poi qui ovviamente l'RPM e i chilometri che si possono modificare sia in chilometri che in miglia. E qui possiamo notare che ci sono gli app, ovvero premendo un tasto, sono numerati 1, 2, 3, 4, premendo questi tasti si azionerà per esempio il numero 1 è il nitro, il numero 3 è il juggernaut, ovvero sarebbe il muro da sfondamento, che cioè è tipo un treno, la macchina, il numero 7 serve per aggiustare, cioè per far recuperare, perché hanno un tot di tempo per recuperarsi questi item. Ora giusto prendiamo velocità così usiamo il nitro, giusto per farvi vedere. Questi item si possono cioè non raccogliere, ottenere, sì, ottenere da un cioè facendo le gare e vincendo le gare. Infatti ogni volta completata una gara vi daranno un premio in base al posto che avrete fatto. Ogni premio consiste in un item più consistente, oppure in soldi o esperienza. Ora usiamolo. Oddio. Questo qui è il nitro. Certo che l'hanno cambiata proprio di parecchio la grafica. È molto ma molto dettagliata. Dio mio, mi sa che ci rinizio a giocarci. Quando ho giocato prima 2 minuti fa, ho anche cambiato un pochino l'estetica dell'auto. Infatti prima non aveva questa carrozzeria e il colore era nero con viola, nero e viola. Ora, giusto perché non voglio perdere tempo, allora, mettiamo un attimo la mappa. Dov'è la mappa? Mappa. E andiamo a fare qualche gara, giusto per farvi vedere. Allora, queste qui rotonde sono i circuiti, queste qui sono gli sprint, queste qui sono le gare della polizia che sono state aggiunte nella patch uscita 3-4 mesi fa, se non sbaglio, anche, forse anche di più. Allora, adesso facciamo giusto una garetta veloce veloce. Gioca. Possiamo giocare multiplayer in un match privato e in single player. Ora giusto vi farò vedere il single player, poi giocheremo in multiplayer. Dal momento che non ho nessun amico online, quindi eviterò di far vedere il match privato. Ovvero tra persone con password e così via. Allora, ready 3, 2. Ottimo. Partenza perfetta. Allora, non c'è da dimenticarsi, cioè non bisogna dimenticarsi che come noi abbiamo gli item. Scusate la mia voce, sono un po' raffreddato. Che come noi abbiamo gli item, anche i nostri avversari hanno gli item e potranno utilizzarli contro di noi. Un item seccante, molto seccante, è il Traffic Magnet, che appunto viene catapultato. Anche se tu sei all'ultimo posto, usi il Traffic Magnet, viene catapultato verso il primo, cioè colui che è al primo posto. E appunto questo serve per che è come un magnete che attrae tutte le auto non controllate dalla, cioè controllate dalla CPU, ovvero tutti, oddio, tutti i passanti. Tutti i passanti vengono attratti verso la tua auto causandoti incidenti, facendoti causare incidenti, appunto. Ma dal momento che stiamo giocando in single player, questa non è cioè non è di una grande difficoltà, dal momento che comunque la CPU non è molto sviluppata da questo punto di vista, perché cioè non ci lancia granché di come dire, appunto di item addosso. Fraps mi fa vedere un pochino tutto rallentato, quindi scusate se tipo faccio incidenti o cose del genere. Allora, dovevo dire poi che il gioco è stato prodotto ah sì, già l'ho detto, dall'Electronic Arts. Cioè, ora ogni volta che vado a sbattere in modo forte, cioè pesantemente, va tipo va a infrantumi qualcosa, se non sbaglio. Cioè, il monitor fa va a scatti, come non a scatti. È come se fosse interrotto da una frequenza, ecco. Dio mio. Allora, 77%. Non posso arrivare secondo.
Allora, l'altro dov'è? Eccolo lì. 82%. Ora mi avete rotto i stramaledetti coglioni. E sono arrivato secondo, mi sa. Dio. Vabbè, sono parecchio tempo che non ci gioco, quindi abbiate pazienza. Allora, cosa dire più? Ora vi faccio vedere giusto un pochino. I premi che vi danno. Siamo arrivati. Ok, Lucifero 940. Allora, ci hanno dato la reputazione 119. Ah, le rep... io sono livello 12. Questa qui è la barra del, appunto, del... del livello. Dobbiamo fare 11.200 esperienza. Questa è la reputazione, ovvero l'esperienza. E questi qui sono i soldi. Ora prendiamoci il nostro premio. Power up, one more lap. Ok, questo è un altro item che verrà utilizzato nei giri, come dire. Allora, giochiamo a questo qui. Adesso a questo, no. Questa non mi piace, questa mappa. Giochiamola in una facile, no, eh? Giochiamola in multiplayer. In multiplayer l'esperienza, i soldi che vi daranno saranno molto superiori a quelli dei single player, ma comunque sarà più difficile giocare, appunto perché ci sono altri giocatori e bisogna aspettare che appunto questi entrino nella stanza. Sono entrati, giochiamo, vediamo quanti siamo. Io sono il livello più alto. Startiamo. Sono livello più alto, ma comunque arriverò praticamente ultimo, perché la maggior parte di questi, di coloro che giocano a Need for Speed World, shoppano e quindi hanno auto tipo per un mese. Hanno una Skyline GTR che supera i 400 km/h, mentre io ho una Mazda. Io ho una Mazda. Ah, poi dopo vado in garage e vi faccio vedere anche l'altra auto che tengo, che come un cretino l'ho comprata, però solo perché mi piaceva. Ok. Il caricamento qui è molto stressante, dal momento che ogni gara ci sono il caricamento e va. Ecco, ce l'ha fatta in fretta qui, dai. 2. No, non ho fatto partenza perfetta. E ti pare. Ok. Abbiamo iniziato con i fiocchi proprio. Stupendo, sono settimo. Lo sapevo. Cerchiamo di usare meno item possibili. Minchia. Secondo me si sente solo la mia tastiera che fa. Cioè che fa. Io che premo sui tasti che si rompono. Già che mi trovo, vorrei domandarvi. O chiedervi aiuto, interpretatelo come lo volete. Chiunque conosca qualche bel gioco per computer, tipo sparatoria, che non sia Call of Duty, che non sia Point Blank, che non sia non lo so, che non sia Combat Arms o altre stronzate varie. Oddio, indirigibile. Sparatorie, auto, avventura, che io possa scaricare non con molta difficoltà, dal momento che non sono un patito di crack, patch e contro patch, scaricare Diamond Tools e tutte queste stronzate. Chiunque abbia un gioco bello, neanche di grafica eccessivamente stupenda, ma comunque facile da scaricare e installare, se cioè ditemelo, così almeno, non lo so, potrei anche farci un gameplay, non lo so, perché al momento veramente non ho proprio niente da fare. Volevo fare un tipo un gameplay senza commento, tipo come Portal, di Traffic Magnet è stato lanciato, vedete? Al capo, cioè quello al primo posto. Volevo fare tipo un gameplay senza commento, come ho fatto di Portal con Fear 2, che è appunto il gioco originale. E però non so, cioè ci devo pensare ancora, perché il gioco è molto lungo e ancora, cioè, non, io non l'ho, sono arrivato a un punto che, cioè, non l'ho finito.
quindi dovrei prima finirlo e poi fare il gameplay. E niente, detto questo, cioè ecco, già è finita la gara. In questo video ho detto tutto tranne il gioco, cioè Need for Speed World, ma vabbè, ormai i giochi di macchine questi sono. Allora, vedete la reputazione 208, i soldi fighissimo, 666 Sudden. Allora, power up, un giro. Adesso giusto, ma qui laggerà un bel casino. Un bel casino, vabbè. Giochiamo un Team Escape, che appunto si gioca solamente con i team. Team Escape. Si gioca o in team o privato con altre persone, che appunto bisogna scappare dalla polizia. Oddio, questo dura 7 minuti. Che noia. Startiamo. Si può giocare con un massimo di 4. Gioco di squadra, dai. Dimenticavo di dire che si può anche chattare, cioè mentre si fanno le gare si può parlare con il proprio, come dire, con il proprio team, con la propria squadra. Ogni tipo di gara ci sono degli item diversi, tipo nel circuito ci sta un item che ti aggiusta, cioè che ti ripara tutti, ci sta tipo lo scudo, poi ci sta, merda, ho sbagliato. I sbirri, ho sbagliato a prendere macchina, merda. Io, e vedi se si leva dalle palle. L'unica cosa bella di questo tipo di gara è che comunque se la vinci ti danno davvero un botto di esperienza. Scusate. Il lag è veramente assurdo. Levati, madonna mia, madonna. Ah, poi abbiamo... Il team ha un tot di possibilità per vincere la gara. Tipo, adesso, se avete letto, è stato arrestato... Cosoli, come si chiama, uno. Adraid. E abbiamo, ne avevamo due di possibilità di essere arrestati. Infatti c'è l'icona, ora ne segna solamente uno. Una volta finite queste possibilità, una volta che, che saremo arrestati, toccherà ai compagni della, ai nostri compagni della squadra. Ecco, sono finite le possibilità. Quindi adesso se io per esempio vengo arrestato, non giocherò più. Infatti non potrò più guidare, ma dovrò aspettare che i compagni della squadra, almeno quelli superstiti, arrivino a... alla fine della pista, della gara. E in questo modo però riceverò anche io meno esperienza, meno soldi e meno premi. E meno cacate varie. Questa pista è orribile. Orribile, orribilante. Orribilante. Oh my god. Oh my god. Non mi riesco a concentrare con questi che parlano, porca miseria. A parte che io non mi concentro proprio, cioè nei giochi di macchine, se devo parlare non mi riesco a concentrare. Brum 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 brum. Copy. Brum 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 brum. We got you some more ground units. They're heading up now. Merda. Heading over there now. Mancano 7 km più o meno. Oddio, no. Sono arrivati i Rhino. Ah, ecco, non avevo letto la scritta. Rhino detected. O Rhino, Rhino. Merda. Ah, ma io li tengo i Dagger Nuts. Devo... ma ne ho solo 10, merdaccia putrida. Cane.